Cari amici, bentrovati, ringraziamo il Signore di questo splendore. La natura è l'opera di Dio, la sua creazione ci parla di Lui. In questa domenica il profeta Isaia, nella prima lettura che ascolteremo, fa cenno agli stranieri che aderiscono alla fede e anche per loro risuona la medesima promessa. Li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Dobbiamo riconoscere che Isaia è il profeta che maggiormente evidenzia il compito salvifico universale affidato a Israele e la chiamata universale alla salvezza. Il profeta inoltre descrive una vita credente dove culto e pratica sono in perfetta sintonia, esprimendo così che anche chi è straniero può arrivare a una vera maturità di fede. Gesù si trova in terra straniera e incontra una donna cananea. Ascoltiamo la pagina del Vangelo ed entriamo a far parte di questa vicenda, della vita di questa donna che incontra Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando?» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono alla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Gesù precedentemente aveva consumato uno scontro molto forte col mondo dei farisei, proprio riguardo a ciò che è puro, a ciò che è impuro, a ciò che rende possibile il rapporto con Dio e a ciò che lo impedisce. Si reca in una terra straniera che era giudicata dal mondo giudaico di allora come una terra abitata dai cani. I pagani di quella regione erano definiti così, dei cani. Quindi anche il contatto di Gesù con loro lo avrebbe reso impuro, impossibilitato al rapporto con Dio. Gesù non avrebbe più potuto pregare o prendere cibo senza aver prima compiuto le abluzioni, come non avrebbe potuto partecipare alla preghiera comune nella sinagoga e a sua volta, incontrando dei giudei, li avrebbe resi impuri. Proprio intorno a queste norme di purità legale, Gesù si era scontrato con forza, con decisione, col mondo dei farisei. Probabilmente quella donna aveva sentito parlare di Gesù
e qualcuno gli aveva indicato la sua presenza. Gesù si trovava lì proprio per sottrarsi alle incursioni verbali del mondo farisaico. Anche in terra straniera Gesù ha a che fare con il demonio, con il Satana. Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Suona molto strano che Gesù la ignori. Egli non le rivolse neppure una parola. Ci verrebbe da dire che Gesù è scorbutico, è maleducato. Mi piacerebbe una volta fare una ricerca nel Vangelo del comportamento immediato di Gesù, delle sue reazioni. Credo che ci educherebbero a ripensare tante cose. Parrebbe a questo punto che la sua salvezza non sia per tutti e neppure dinanzi all'intervento degli apostoli interessato ad avere semplicemente quiete, Gesù apparentemente assume una posizione che sembrerebbe farisaica. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. All'insistenza di quella donna, Gesù risponde in prima battuta, addolcendo il titolo appioppato ai pagani di Tiro e di Sidone. Usa infatti il termine cagnolini. E qui emerge la fede granitica di questa donna. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Quella donna riconosce la missione di Gesù, riconosce il compito salvifico universale di Israele e del suo Messia. Riconosce che la salvezza viene da Israele, viene dal suo Messia. Comprendiamo così le parole di Gesù a quella donna. Donna, davvero grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Gesù ha una coscienza chiara della sua missione. I popoli limitrofi riconoscono a Israele che è il popolo scelto da Dio per salvare tutte le nazioni sulla faccia della terra. Quella donna cananea esprime la sua fede piena e compiuta in Gesù e nella sua missione. Verso il suo popolo, Gesù cerca di correggere la visione di Dio legalista che porta a ritenere la salvezza solo rinchiusa nei confini di Israele. È il modo con cui Israele non arriva a vivere la sua missione salvifica universale. Ma questo possiamo dirlo anche della Chiesa. Siamo la sua Chiesa perché ci manda nel mondo a dire la sua salvezza. E verso gli stranieri Gesù invita a riconoscere la missione del suo popolo, la sua stessa missione, donando loro salvezza. Ma allora vuol dire che tutti gli uomini sono chiamati a riconoscere nella Chiesa e nella missione della Chiesa il Cristo che salva. Certamente è universale la salvezza portata da Gesù, il suo dono è per tutti. Questo non significa che sia trascurabile o bypassabile il modo con cui Dio ci viene incontro entrando nella storia. Ci ha raggiunti attraverso la storia del suo popolo. Ci chiama a vivere nella Chiesa come popolo di salvati, popolo che dona la sua salvezza.
facciamo nostra la fede di questa donna cananea che ottiene la liberazione dal demonio per sua figlia. Ottiene nell'incontro con Gesù la grazia, il dono della sua salvezza. Santa Domenica a tutti voi e se vi capita di passare di qui, godete di questo piccolo paradiso in terra. A presto.